Allora, è vero che i vaccini provocano l'autismo e che indeboliscono il sistema immunitario? No, è tutto falso, è una frode scientifica creata d'arte. Nel 98 Andrew Wakefield, un medico britannico, pubblica un articolo su Lancet. L'interesse di Andrew Wakefield era quello di aver registrato pochi mesi prima un vaccino alternativo da vendere. Aveva manipolato completamente lo studio per dimostrare una cosa che è indimostrabile, perché non è vera, e cioè che il vaccino provoca l'autismo. Tra le altre cose, aveva anche abusato su bambini che portavano ritardi mentali. Per queste ragioni l'articolo è stato ritirato come frode dalla rivista, e lui è stato radiato, Andrew Wakefield, dall'ordine dei medici britannici. Infatti è dovuto emigrare negli Stati Uniti, dove purtroppo tutt'oggi continua a professare le sue falsità. Lei ha scritto un libro, ci vuole raccontare come si chiama questo libro e da dove nasce questa idea? Questo libro si chiama Chi ha paura dei vaccini, ed è edito dalla Codice Edizioni di Torino. Il libro nasce da un'esigenza, appunto, che come storico della medicina avevo da tempo, cioè dare una spiegazione difficile, paradossale, al perché la fascia alta della popolazione, quelli che si oppongono alle vaccinazioni. E dopo un po' di anni di ricerche ho trovato quella che secondo me appunto è la soluzione attraverso gli strumenti offerti da premio Nobel Kahneman per l'economia, che è il cosiddetto concetto di bounded rationality, quindi razionalità limitata. Gli esseri umani hanno un'avversione al rischio, cioè quando fanno scelte di tipo finanziario ma anche medico-sanitarie, e hanno molte informazioni e queste informazioni comportano un rischio, fanno delle scelte cosiddette tecnicamente subottimali. Ecco, Kahneman si rende conto che abbiamo una serie di bias cognitivi, e questi bias cognitivi sono esattamente quelli che agiscono tanto in finanza quanto sulle scelte medico-sanitarie, tipicamente quelle dei vaccini. Che ruolo svolge la rete, internet, nella diffusione di queste credenze o di questi fatti parascientifici? Io sono nato con la rete, l'ho vista nascere, ritengo il web una delle più grandi invenzioni del secolo. Come tutte le grandi invenzioni, naturalmente ha degli aspetti che possono essere negativi, e paradossalmente è proprio la libertà della rete che crea problemi, perché chiunque può dire ciò che vuole. Questo ha permesso alle teorie non scientifiche, alle bufale, alle bugie, alla manipolazione di dati, di diffondersi sulla rete e creare molta confusione. La conclusione del libro è proprio offrire degli strumenti per le nuove generazioni per distinguere quello che oggi con la rete non è più distinguibile, cioè tra vero, finto, falso. È una sfida che dovremmo nei prossimi anni affrontare, e il vaccino è uno dei vari esempi. Potremmo parlare anche della paura irrazionale contro gli OGM, potremmo parlare dell'idea totalmente folle di eliminare la sperimentazione animale per i farmaci. Sono tutte scelte, diciamo, emotive, ma che sarebbero assolutamente autodistruttive per lo sviluppo scientifico e per l'innovazione sociale. Durante un recente convegno a Foligno lei ha affermato che addirittura è più rischioso pigliare un'aspirina che farsi la trivalente, il vaccino trivalente. Sì, questo è un dato molto noto, perché rappresenta un po' il paradosso per cui ci sono genitori che si preoccupano per cose che hanno pochissimo rischio e invece non si guardano, non si preoccupano di cose che hanno ad altissimo rischio. Io faccio diversi esempi nel mio libro, quello degli esempi stradali, quello delle aspirine, perché ci vogliono sempre dati, bisogna sempre partire dai dati più che dalle opinioni, non interessano nessuno. Ebbene, un vaccino crea un effetto, una reazione avversa a gravi in un caso su un milione o due, dipende dai dati appunto. E invece un'aspirina ha un impatto, ha una reazione avversa 3500 volte più alta. Quindi sono 13.000 le morti negli Stati Uniti per abuso di cosiddetti FANS, cioè la categoria di farmaci non steroidei, all'interno, insomma, sostanzialmente sono tutti gli antinfiammatori, tra cui appunto l'aspirina. Questo per dire che non si legge su internet genitori che hanno aperto pagine contro le aspirine. Naturalmente l'aspirina
è un farmaco validissimo, l'acido acetilsalicilico, uno dei più validi e diffusi, ed è giusto che lo sia perché è molto efficace. Però, come tutti i farmaci, questo era il concetto che veniva appunto espresso in quel convegno, va preso con cautela e conoscendo il bilancio fra rischi e benefici. Ebbene, noi sappiamo, dati alla mano, che i vaccini sono i farmaci al mondo più sicuri in commercio.